Hanno fatto il gol del pareggio. Credo che il secondo gol sia stato un errore nostro. Poi siamo stati bravi anche a recuperare il risultato, però credo che a quel punto lì vincere la partita era difficile, perché quando rincorri una squadra che ti ha recuperato e è andata in vantaggio, non è poi così facile ribaltare. Ci abbiamo provato, ma oggi non è bastato, abbiamo fatto qualche errore di troppo in fase di costruzione, cose che noi in genere non facciamo, invece oggi abbiamo pagato, secondo me, questo fatto qua. Proprio in fase di costruzione abbiamo perso troppi palloni e questo ha consentito al Montebelluni di giocare una buona partita. Davanti abbiamo creato delle situazioni importanti con i nostri giocatori, diciamo, di punta, ma abbiamo sbagliato qualcosa davanti alla porta, mi sembra evidente questo. Mister, non mi sono piaciuti i due esterni bassi, è una mia impressione, soprattutto quello sinistra, e soprattutto in fase di copertura. Allora, è normale che noi abbiamo fuori Pilotto, che è un 2001, e devono giocare fuori quota e questi ragazzi si stanno sobbarcando un lavoro importante. Per cui devono giocare sempre loro. È normale che non possiamo pretendere sempre da ragazzi così giovani che giochino sempre al 100%. Qualche errore lo hanno fatto anche loro e chiaramente non purtroppo gli infortuni non ci hanno consentito di fare dei cambi in quei ruoli là. Senti, molto schietta la tua analisi, io la condivido al 100%, però dicevamo anche prima con Andrea. Ma Lì tutti e tre però non bene nella seconda parte della ripeto, partita. oggi proprio lì in mezzo, che il centrocampo è uno dei nostri, sicuramente il nostro punto di forza, proprio lì in mezzo abbiamo sbagliato parecchio e questo ci ha fatto fare un po' più di fatica, no? Anche se poi credo che abbiamo costruito grandi occasioni da gol, no? E che non siamo riusciti a finalizzare. Però dobbiamo essere più precisi perché noi giochiamo, cerchiamo di giocare a calcio e chiaramente quando sbagli tanti passaggi, quando perdi tanti palloni, puoi andare in difficoltà. Oggi ci è successo proprio questo. Bisogna stare molto attenti perché ora in queste 12 partite di campionato tutti vogliono raggiungere i loro obiettivi, anche il Montebelluna è venuto a giocare con tanti giocatori dietro. E non sarà mai facile, ma non è facile per nessuna squadra.